Buonasera, ecco le principali notizie della giornata. La Camera ha approvato oggi il bilancio dello Stato. Per cercare un'intesa sul personaggio da proporre come candidato alla segreteria del partito, i notabili della Democrazia Cristiana si sono riuniti due volte alla Camilluccia, a tre giorni dall'inizio del loro congresso. Erano presenti Fanfani, Bisaglia, Andreotti, Donat-Cattin e Colombo, cioè tutti gli esponenti più rappresentativi. Mancavano i tre candidati che hanno le maggiori possibilità, cioè Piccoli, Forlani e De Mita. La candidatura di De Mita, favorita fino a pochi giorni fa e abbandonata ieri, è tornata ad affacciarsi. I candidati più forti restano però Piccoli, l'attuale segretario uscente, e Forlani, che secondo un giudizio di Bisaglia rappresenta la posizione più centrale rispetto alla politica che la Democrazia Cristiana deve seguire in questa fase. Come noto, il congresso inizierà domenica alle 10 e alle ore 18 il segretario Piccoli terrà la sua relazione. Grande caccia di poliziotti e carabinieri ai terroristi che hanno ucciso l'altro ieri l'assessore democristiano Napoletano De Cogliano ed il suo autista. Le donne assassine sono state individuate in Barbara Balzarani e Natalia Ligas. Si pensa che nel comando ci fossero anche Vittorio Bolognesi, amico del criminologo Sanzani, e Antonio Chiocchi. Secondo gli inquirenti, i terroristi hanno quasi certamente un covo nelle vicinanze del luogo dell'attentato. Sono stati decisi dalla CIP gli aumenti a partire dal 1 maggio per quanto riguarda i telefoni, i medicinali ed alcune tariffe elettriche. Gli aumenti del telefono non riguardano per ora le tariffe per le utenze familiari. A partire dall'anno prossimo, cioè dal 1 di febbraio del 1983, anche il costo delle telefonate in città come Roma e Milano dipenderanno dalla durata. Per ogni 6 minuti di conversazione ci sarà uno scatto. I medicinali aumenteranno in media di circa il 6%. Gli inquirenti sono certi che l'attentato al vicepresidente del Banco Ambrosiano a Milano, Roberto Rosone, sia stato organizzato a Roma. Esclusi motivi terroristici e politici, si pensa ad un avvertimento di stampo mafioso. Il killer, il pregiudicato romano Danilo Abruciati, ucciso da un colpo di pistola sparato da una guardia giurata, avrebbe dovuto ricevere in cambio del suo assassinio una partita di eroina purissima e di cocaina. Sono stati individuati a Milano altri due terroristi insospettabili, una maestra elementare, Lucia Barra, di 31 anni, di Salerno, arrestata davanti alla scuola di via Garofani, e un tecnico del Ministero delle Finanze, Rocco Polimeni, calabrese, 26 anni, che è riuscito tuttavia a sfuggire alla cattura. Luciano Lama parlerà il 1 di maggio in Piazza del Duomo a Milano. Ci sarà alle 9 un concentramento sui bastioni di Porta Nuova, da dove partirà il corteo che arriverà in Piazza del Duomo. Lama parlerà alle 10.30.